Ciao a tutti, è un piacere essere qui con voi. Per chi non mi conosce, io mi chiamo Rossella e mi occupo di connessioni angeliche, di coaching angelico, di guarigione con gli angeli e con le nuove frequenze di luce. Questo è un video che ho deciso di girare per rispondere alle numerose domande che ricevo via Facebook o via email riguardo agli angeli incarnati su questa terra, anche per riuscire un attimino a non perché ci debba essere una distinzione, ma per riuscire anche a comprendere meglio di che cosa si tratta. Allora, come sappiamo, esistono diverse categorie di angeli incarnati, c'è chi non lo sa naturalmente. Abbiamo gli Starsted, che sono i semistellari, i cosiddetti semistellari. Si tratta di anime antichissime che hanno vissuto in piani, pianeti, piani di esistenze, che la loro anima esiste, molti di loro esistono da quando, diciamo, da quando è iniziata la reincarnazione nei vari pianeti, quindi da quando esiste il concetto di reincarnazione, quindi di vita sulla Terra, su altri piani e pianeti. Quindi hanno esperienze di vita e hanno già vissuto il cosiddetto processo ascensionale in altre vite, ed è per questo che in questa vita, nel momento in cui l'anima si risveglia, loro a livello di consapevolezza sanno già che sta succedendo qualcosa, che è venuto il momento di iniziare a percorrere lo scopo divino per il quale queste anime sono state chiamate qui sulla Terra. Ossia, lo scopo principale degli Starsted è quello di essere un esempio per le altre persone, e una volta che per almeno un buon 80% queste anime hanno avviato il processo di guarigione personale, quindi nel senso che hanno lavorato su di sé e sono riusciti per una gran parte a eliminare le cosiddette paure, a sciogliere, insomma, fare il discorso anche della liberazione legata ai patti, gli accordi, i contratti. E quindi fino a quando l'anima riesce a essere libera e riesce a prendere in mano le redini, ecco che lo Starsted, quest'anima straordinaria, inizia anche a intraprendere un percorso come insegnante spirituale, come guida spirituale per le altre anime in cammino. La maggior parte degli Starsted hanno compiti come insegnanti spirituali, come guide per coloro che stanno iniziando il cammino di ascensione, ok? Anche come guida alle anime più giovani. Gli Starsted vorrebbero tutto e subito, vorrebbero utilizzare il loro massimo potenziale per poter manifestare la nuova terra in un click, anche perché sono consapevoli del fatto che in altre vite questo era più o meno possibile, o meglio, avevano dei doni spirituali molto più elevati rispetto a quelli che magari riescono ad avere qui sulla terra. Ma questo perché? Perché il concetto di nuova terra è un nuovo esperimento per l'universo e per Dio. Il concetto ascensionale della terra non è esattamente uguale a quello che è già avvenuto in altre dimensioni, in altri piani e pianeti. È un nuovo esperimento dove lo Starsted si deve anche adattare al fatto che vive sulla terra, che il tempo lineare è più lento, che i tempi di manifestazione sono un pochino più lenti, e che per poter manifestare tutti i sogni e i desideri dell'anima, quindi anche il fatto di creare una nuova società, è necessario anche rispettare le tempistiche divine, in quanto il creatore sa già cosa è giusto per la manifestazione della nuova terra. Ma è importante per ogni anima antica quello di riallinearsi al concetto di amore infinito, di amore che è quello del divino, ok? Quindi non si tratta di quanti doni spirituali abbiamo in questa vita, ma ritornare al concetto di amore, alla nostra vera essenza,
E poi mano a mano quello che gli angeli insegnano e dicono è che mano a mano i doni spirituali vanno a riallinearsi, vanno a emergere e quindi la persona va a riacquistare il proprio potere divino anche per poter esercitare lo scopo per il quale queste anime sono incarnate. Scusate, spengo il cellulare, ho dimenticato di spegnere il cellulare. Quindi molti Starsted si sentono quando l'anima si risveglia. Prima di tutto, il concetto di anime stellari, anche quello che non è un concetto, è proprio sono anime che quando si incarnano sulla Terra, fin da bambini, si sentono un po' fuori posto perché l'energia di questo pianeta è molto densa, perché l'essere umano medio, senza offesa per coloro che sono anime meno antiche, ma comunque l'essere umano non risvegliato, ecco, questa è la parola giusta, mi suggeriscono gli angeli, è abbastanza si vive nell'ego, nel giudizio, molte persone tendono a prendere in giro gli altri, questo per uno Starsted non esiste, in quanto si tratta di anime molto sensibili all'amore e al rispetto delle altre anime, si tratta di anime molto sensibili alle energie. Sentono il giudizio degli altri, sentono i pensieri degli altri, sentono le intenzioni degli altri fin da bambini e questa cosa va ad esplodere proprio quando l'anima si risveglia, un po' come è successo a me, iniziano a vivere proprio la cosiddetta chiaro-senzienza, molti di loro infatti sono chiaro-senzienti ma anche hanno il dono della chiaroveggenza e molti di loro praticamente hanno delle capacità straordinarie di guarire se stessi, perché proprio questo è il loro scopo nella terra, ma anche guarire gli altri, ok? Guarire le altre anime. Scusate, avevo sbagliato il pulsante. Ok, guarire le altre anime, quindi hanno energia nelle proprie mani, hanno un'energia superiore alla media, un'energia anche di guarigione. Infatti, in loro presenza l'energia di una stanza può cambiare. Diciamo che mano a mano che lo Starsted acquisisce consapevolezza, si rende conto di avere queste capacità e oltretutto può succedere che a un certo punto del suo risveglio senta l'esigenza di imparare nuove tecniche di guarigione come il Reiki, le nuove frequenze, si avvicina tantissimo al concetto di canalizzare in quanto inizia a ricevere messaggi dai propri piani, pianeti o piani di esistenza al quale appartiene, riceve messaggi degli angeli. L'unico difetto, che non è un difetto, ma è una caratteristica, è quello di vivere un po' sradicati dalla terra. Un po' fluttuano in aria, in quanto una volta che riprendono questa capacità di riconnettersi al sé superiore, agli angeli, a Dio e alle stelle, tendono a sradicarsi dal piano della terra, quasi come volessero tornare a casa, non volessero più vivere sulla terra, iniziano a sentire l'amore divino, non vogliono più appartenere a un piano come quello della terza dimensione, dove c'è violenza, giudizio, critica, cattiveria e queste energie che lo Starsted proprio non sopporta a prescindere e soprattutto non vuole prendere queste energie nel proprio corpo, nelle proprie cellule, quindi ha anche la tendenza a sradicarsi, a uscire dal corpo, a fare i viaggi astrali e addirittura andare in uno stato di trance e uscire quindi fare di tutto per sfuggire al dolore. Ma perché però? Perché il dolore che prende nelle cellule è troppo forte e umanamente parlando è anche molto difficile vivere vivendo questo dolore. Ecco perché in realtà questo non è un lato negativo, ma è una spinta dell'anima ad andare avanti, come dire, a lavorare su noi stessi, a lavorare per crescere, a lavorare per ritrovare la vera natura di anima infinita che noi siamo in questo corpo, accettando di essere in un corpo umano e accettando di essere esseri umani, ok? Quindi accettare la nostra umanità. Ecco che per un'anima stellare è un po' difficile.
Molte queste anime sono soggette anche agli attacchi psichici, delle entità negative, degli spiriti bassi che giocano degli brutti scherzi a queste anime che rischiano anche di perdere, perdendo consapevolezza o comunque, ricevendo questi attacchi, possono, in qualche modo, come dire, perdere quindi l'equilibrio e possono essere anche mal giudicati dal di fuori, ecco, in questo senso. Ecco perché quello che io consiglio vivamente a tutti gli angeli sulla terra, in particolar modo assolutamente agli esseri stellari, è quello di fare il cosiddetto processo di liberazione, proprio perché queste anime antichissime in altre vite passate è possibile che siano stati impiantati da questi programmi di cui neanche voi siete consapevoli, non lo avete voluto voi per forza, ma vi sono stati messi da queste entità parassite che cercano di rovinare la vostra reputazione, rovinare il vostro nome, la vostra vita in tutti i modi. E alle volte queste persone sono anche vittime di fatture, di messe nere e di chi più ne ha più ne metta. Non dovete assolutamente spaventarvi. Comunque, gli esseri stellari sanno queste cose o le stanno intuire, cioè iniziano a intuire che c'è qualcosa che non va e sono disperati e non sanno assolutamente a chi rivolgersi. Ecco che l'arcangelo Michele ha dato a disposizione questa preghiera che io stessa ho trovato su internet in un momento di disperazione, ma che è stata completata assolutamente sotto suggerimento degli angeli dell'arcangelo Michele, proprio per far sì che questo processo di liberazione sia completo e che se recitato ogni singolo giorno l'anima può essere liberata da questi impianti che veramente vanno a limitare la libertà di vita e di massima espressione sulla terra come anima straordinaria. L'anima che voi siete è elevata, è antica, è saggia, ma si deve riportare nel qui ed ora, cioè bisogna portare lo scopo di voi anime antiche è quello di integrare il vostro sé superiore nel corpo fisico, ma per fare questo è troppo importante lasciare andare le paure, il giudizio di noi stessi e degli altri e soprattutto il perdono. È un processo grandissimo, spirituale da fare per poter così integrare il sé superiore, riattivare il vostro DNA e poter vivere con consapevolezza nel pianeta Terra e poter svolgere il ruolo che voi siete venuti, a svolgere qui sulla Terra, ok? Quindi questo è quello che naturalmente non posso dire tutto sugli Starsted, esistono diversi piani e pianeti, ma non fa differenza. Ok, c'è chi ha scritto delle differenze tra i Pleiadiani, gli Arturiani e così via. Ce ne sono veramente tanti di tantissimi, ripeto, piani, pianeti e sistemi di esistenza, piani di esistenza, ma alla fine il concetto è che siamo tutti uno, compresi gli esseri della Terra. Ecco, parliamo delle anime anche che però sono anime terrestri. Allora, anche questi sono anime che sono angeli sulla terra perché nonostante non hanno miliardi di vite, nelle loro vite, nelle loro incarnazioni sulla terra hanno sempre operato in nome della luce e dell'amore. Allora, molti di questi appartengono al regno degli elementali, significa che hanno vissuto incarnazioni come fatine piuttosto che esseri della natura, ok? Hanno questa espressione, ecco perché sono molto legati alla terra, ecco perché hanno un grandissimo rispetto della madre terra, ecco perché molti di loro praticano la magia intesa come il richiamo agli elementi, quindi l'acqua, la terra, il fuoco, l'aria. Loro hanno incarnato vite anche come maghi, in particolar modo, io siccome mi sto rivolgendo agli angeli della terra e non ai maghi che usano la magia per legare o fare del male alle persone, ma parlo di coloro che hanno sempre invocato l'energia della terra come gli sciamani per la guarigione della madre terra, per la pioggia, per guarire il pianeta e per guarire le altre creature attraverso le energie degli elementi, ok? Quindi hanno sempre utilizzato nell'amore, nella pace, nel bene questi doni, ecco perché si sentono spinti e vanno a cercare le risposte
veramente magari nella magia o comunque nella ricerca della guarigione, quindi molti di loro sono sciamani, ok? Quindi sanno di essere sciamani, sanno di avere il dono della guarigione innato, molti di loro si sentono guidati a lavorare con gli animali, quindi molti di loro quando hanno il risveglio iniziano a diventare vegani di botto, magari se la prendono contro coloro che mangiano la carne, sono un po' aggressivi all'inizio, ma quando iniziano a intraprendere il loro percorso di riallineamento, iniziano a poter spiegare certi concetti legati all'amore, quindi legati al rispetto di madre terra, della natura e degli animali in una maniera molto più amorevole e gentile. Quindi questo è un aspetto del regno angelico appartenente ai cosiddetti elementali. Ripeto, alcuni di loro, ok, quindi questo è un aspetto, altri invece sono proprio i cosiddetti, diciamo, appunto maghi, va bene? Parlo naturalmente di coloro che operano nella luce, nell'amore, non inteso come magia oscura, non so nemmeno cosa sia, non mi interessa, parlo solo di coloro che hanno interesse in queste materie perché in altre vite queste anime hanno praticato il nome dell'amore. Alcuni di loro possono anche aver commesso degli errori in altre vite ed è per questo che è fondamentale il processo di liberazione per sciogliere i voti, gli accordi, i contratti e così via. Ci dobbiamo rendere conto che è umano è sbagliare in questa vita, ma molti hanno possono volontariamente, involontariamente, consapevolmente, inconsapevolmente, aver commesso degli errori invocando delle forze e non sapevano di cosa si trattasse, anche perché, ripeto, anche la madre terra ha avuto tantissimi cicli. Come l'antico Egitto. L'antico Egitto è esistito, chi è vissuto in quel periodo avrà lavorato con le forze e le energie di quel periodo. Per coloro che sanno benissimo che Atlantide è esistita, molte persone, molte anime sono atlantidee, hanno vissuto in quell'era così importante che era quasi considerata una nuova terra, gli doni spirituali erano attivi, esisteva la chiaroveggenza, la chiaroveggenza, la chiaroconoscenza, la telepatia erano cose normalissime in quel periodo, ma c'è chi ha usato questi doni nell'amore e c'è chi li ha usati contro l'amore. Questa società, in quanto c'è stato un grandissimo abuso dei doni spirituali, è decaduta. Chi non crede a queste cose può anche lasciar andare questo video, ma naturalmente questo video è dedicato a coloro che sanno di appartenere a questo ciclo, che sanno di essere anime antiche, che sanno di essere già vissuti sulla terra in epoche molto lontane. Ecco perché, siccome gli angeli dicono non c'è nessun giudizio, la tua anima è venuta qui ed ora perché ha scelto di riscattarsi da ciò che ha subito o dagli errori commessi, ok? E in questa vita avete scelto la luce, l'amore, la gioia infinita. Gli angeli della terra, quello che dicono gli angeli in cielo è quello che alcuni angeli in questa vita hanno dimenticato di essere angeli, ok? E anche in altre vite questo è successo. Ecco perché i cosiddetti errori. Ecco perché poi si trovano in questa vita, nel momento del risveglio dell'anima, a vivere delle esperienze molto drastiche e traumatiche. Va bene? Commettere degli errori non è un giudizio da parte del divino. Il divino ti sta dando la possibilità in questa vita di riscattarti e di lasciare andare tutto ciò che non è amore. Vi faccio un esempio: molti angeli della terra in altre vite hanno anche operato come sacerdoti o sacerdotesse di altre epoche passate. Alcuni hanno vissuto anche ai tempi di Gesù, alcuni hanno vissuto nel periodo in cui, cioè, possono essere stati suore o preti e aver fatto dei voti di povertà e di castità e in questa vita non riescono ad affermarsi lavorativamente parlando, non riescono a esprimere la loro attività come insegnanti spirituali, hanno un conflitto di interessi nel fatto di donare incondizionatamente e di non ricevere niente in cambio e hanno questo disagio anche nel rendersi conto che viviamo in una nuova
società. Molti di loro non riescono a farsi pagare per le prestazioni offerte. Non si allora, un conto è quando una è una scelta libera dell'anima di donare incondizionatamente perché un'anima ha già un suo lavoro, ha altre cose che da fare e offre un servizio divino in più a quello che già fa e quindi sente liberamente di donare incondizionatamente perché riceve da un'altra parte. Ma molti di loro, molte anime, come gli Starsted, mollano tutto quello che cioè, è una caratteristica, mollano tutto, lavoro, studi, appena il risveglio arriva dell'anima, la loro priorità è quella di servire di servire l'amore, di portare il proprio servizio divino, non riescono a mantenere il lavoro che avevano prima, non riescono a frequentare le persone che frequentavano prima, c'è un cambiamento drastico e radicale e completo della loro completa esistenza e se nasce questo conflitto di interessi, cioè io dedico la mia intera vita a portare il mio servizio divino, devo anche ricevere per poter vivere, ok? Quindi un conto è una scelta libera, ma se c'è il conflitto c'è un discorso di voti da sciogliere, ok? Di voti che non servono più il vostro massimo bene in questa vita, ok? Quindi esistono, abbiamo detto, diverse categorie di angeli, poi abbiamo i cosiddetti nuovi bambini cristallo, i bambini arcobaleno. Adesso io vi sorprenderò. Se voi credete che i bambini arcobaleno siano dei bambini delle anime antiche, bene, la risposta è no, sono anime che non hanno karma, sono anime, sono angeli, ok, completamente puri, per puro intendo che non hanno un karma da svaltire, prenderanno solo il karma della famiglia in cui si incarneranno, tra virgolette, ok? Ma non hanno un karma di vite passate, come può capitare alle anime antiche, che invece prima di poter operare il servizio divino hanno bisogno di smaltire tantissima immondizia, veramente devono guarire l'anima, devono perdonare, devono amarsi, accettarsi incondizionatamente, fanno un lavoro grandissimo che può durare anche degli anni prima di riuscire a operare il proprio servizio per il quale sono nati. E invece i nuovi bambini, loro nascono già con una gran parte del loro sé superiore integrato e sono già pronti per operare il servizio divino nel momento in cui saranno grandi, ma già da bambini portano esempio. Molti di questi bambini hanno dei doni straordinari già da bambini. Molti di questi bambini sanno chi sono, da dove vengono, il perché sono qua. Sorprendono i genitori anche se non più di tanto perché nascono in famiglie di persone già evolute, di anime che sono già consapevoli e quindi il bambino può essere ospitato in una famiglia che già conosce il concetto di amore, di fratellanza, di perdono, di guarigione, di unione, di nuova terra. Questi bambini nascono in famiglie che sono pronte per riceverli. Ecco i nuovi bambini di cui parlo. Poi ci sono gli indaco cristallo che stanno nascendo numerosi in famiglie già più o meno risvegliate, ma che ancora i genitori stanno facendo il loro percorso di riallineamento. Quindi c'è una netta distinzione tra il bambino arcobaleno che già sa perché è nato e perché è qui. Gli indaco cristallo invece cosa succede? Avranno un'accelerazione nel loro risveglio, anziché risvegliarsi all'età di 30 anni, come può essere successo a me, magari si risveglieranno prima, nell'adolescenza, perché comunque hanno già dei genitori che si stanno preparando e così via. È un processo di accelerazione per l'evoluzione dell'umanità, ok? Quindi gli angeli della terra, premetto che sia ben chiaro che anche le anime non risvegliate sono figli di Dio, ok? E vengono considerati da Dio come angeli, ma che ancora non sono pronti per il risveglio, perché per molte persone il risveglio può essere una aggressione. Io non posso, ok, forzare le persone che non sono pronte per questo processo. Io devo assolutamente lavorare con coloro che sono pronti per accelerare il processo di evoluzione. Ecco perché il coaching, ecco perché le frequenze, ecco perché insegno alle persone ad accedere a queste frequenze, ecco perché insegno alle persone a riconoscere i messaggi
degli angeli. Ecco perché faccio questo, per far sì che le persone possano essere autonome, indipendenti da me, perché possano essere percorrere il proprio processo di evoluzione in maniera più veloce, perché non debbano passare tutto quello che ho passato io in 10 anni, ma perché possano avere già la strada avviata e possano quindi lavorare su di sé per smaltire, per eliminare le paure, per riallinearsi al concetto di amore, per essere un esempio di amore sulla terra. Il compito degli angeli sulla terra è quello di essere esempio di amore per gli altri. Non sto parlando di perfezione, gli angeli non mi hanno mai parlato di perfezione, gli angeli mi hanno parlato di riallineamento, di camminare ogni singolo giorno per diventare quello che noi siamo davvero, ossia espressione di amore sulla terra, uscendo dall'ego. Solo trascendendo l'ego noi riusciremo a fare questo lavoro. Ok? Solo uscendo dal giudizio di noi stessi e degli altri, solo attraverso il perdono, che non significa accettare il comportamento sbagliato degli altri, ma significa entrare in uno stato di compassione, come ci ha insegnato un grandissimo maestro che è Gesù e altri maestri che hanno camminato sulla terra. Un altro concetto è uscire dalle dipendenze. Le dipendenze da alcol, da sigaretta, da droga, da sesso non fanno di noi un esempio di amore, ma non perché è un discorso di apparire agli altri, è una fesseria questa, si tratta di un discorso di sentirci più vicini a Dio e all'amore dentro di noi. La sigaretta, ve lo dico da chiaro senziente, in un periodo molto difficile della mia vita ho ripreso per pochissimo tempo a fumare perché ero molto nervosa, non riuscivo a centrarmi, non riuscivo più a pregare, a meditare. Ricordo benissimo il mio primo tiro di sigaretta la mattina, come ha abbassato la mia energia. Era come un contatore che da 100 andava a zero. Da lì ho pregato gli angeli di poche settimane perché non l'ho presa con lo stress, ma ho pregato tanto per questo. Gli angeli, vi posso garantire che con gli angeli è possibile uscire dalle dipendenze. I tempi sono divini, ma se voi chiedete aiuto, neanche vi accorgerete di uscire da quel, come, cioè uscirete in maniera spontanea. Avrete il rifiuto per la sigaretta, avrete il rifiuto per quel cibo che vi sta danneggiando, anche mangiare la carne, per coloro che stanno facendo un processo ascensionale, vi mantiene nelle frequenze basse. State mangiando, un'espressione, state mangiando, degli esseri, che hanno un cuore, hanno un'anima come voi, che sono gli animali. Io non ho nessun giudizio per coloro che ancora non comprendono questi concetti, ma per chi sta facendo un percorso di riallineamento, per coloro che dovranno un domani trasmettere nuova energia, nuove frequenze o insegnare, così via, è importante chiedere aiuto a Dio e agli angeli per essere aiutati a lasciare andare questi cibi. Ma io vi posso garantire, non sarà una cosa che vi imporrete, ma sarà una cosa che intuitivamente arriverà a voi e voi avrete già dentro di voi il vostro sentire, la vostra percezione di lasciare andare questi cibi, perché non ne sentite più l'esigenza. Magari vi chiedete se è giusto o non è giusto. Bene, la risposta è sì, è giusto. È giusto perché l'amore di Dio è anche espressione negli animali. Naturalmente qualcuno dirà, ma anche i vegetali, anche le piante hanno dei sentimenti, hanno un'energia, hanno un'anima. La risposta è sì, ma si tratta di fare un passaggio. Si passerà gradino dopo gradino, ok? Noi stiamo evolvendo per gradi. Vi posso garantire ci sono persone molto più avanti che addirittura sono diventate fruttariane, ma io non entro qua in merito, ok? Iniziamo step by step a riallinearci a quello che è l'amore. Gli animali, come per noi è un caro, il nostro cagnolino, il nostro gattino, è anche caro un agnellino. Vi posso garantire che gli agnellini, se li allevate non in attività, ma con amore, vi danno delle grandissime soddisfazioni quanto un cagnolino, perché sono esseri in grado di donare amore incondizionato come le mucche, come i cavalli e come tutti gli animali su questo pianeta che meritano di vivere come Dio li ha creati e meritano di essere rispettati, anche perché sono vegana già dal 2013.
13 circa, vi posso garantire non ho nessuna carenza alimentare, in quanto uso tutto quello che mi serve per integrare le vitamine, compresa la B12. Farò un video apposta su questo. Comunque, ripeto, nessuna carenza, ho tantissima energia perché so adesso quali sono i cibi da mangiare. Molto spesso quando si diventa vegani non si sa cosa mangiare, si entra un po' in panico, tutti sono convinti che si mangia solo la frutta e la verdura. Si possono mangiare anche altre cose. C'è chi arriva anche a mangiare solo frutta e verdura e vive benissimo, in quanto Madre Terra ci offre tutti i frutti e tutti i suoi doni per poter vivere in maniera completa e per poter integrare tutto quello che ci serve per stare bene, ok? Quindi ripeto, è un passaggio, non è che uno solo deve imporre. Uno potrebbe anche arrivare a chiedere: caro Dio, cari angeli, se è per il mio massimo bene, mostratemi la verità. Se io devo lasciare andare via questi cibi, vi prego, datemi la forza perché io non ce l'ho. Ok? Volevo dirvi un'altra cosa. Non è per spaventare nessuno, ma è per spiegarvi. Allora, quando io ho smesso di mangiare la carne, è stato un atto spontaneo. Proprio ho avuto un rifiuto dopo un seminario di guarigione nel 2012. Sono tornata a casa, io non riuscivo più a mangiare la carne. Un giorno, però, ho continuato a mangiare il pesce, il formaggio per un anno circa. Ricordo che mia madre un giorno al telefono mi disse: figlia mia, se non mangi la carne non dovresti mangiare neanche il pesce. Premetto che mia madre all'epoca non era vegana e io le dicevo: ma no, ma il pesce non è come la carne, non è un'anima come un agnellino, un maialino. E mia madre mi disse: no, il pesce è un'anima esattamente come all'anima, esattamente come l'agnellino, sei tu che non lo vuoi accettare. E io sono entrata un po' in crisi. E mi sono messa in preghiera con gli angeli e ho chiesto aiuto. Voi non ci crederete, nel giro di una settimana io ho avuto il rifiuto naturale di mangiare il pesce, ok? E quindi, proprio perché non ne sentivo più l'esigenza, l'ho lasciato andare. Dopo un anno è successa la stessa cosa per il formaggio. Quindi è stata una cosa molto, molto lunga e graduale per quanto mi riguarda. Quindi, per carità, io comprendo assolutamente coloro che si trovano un po' in crisi per questo, che vorrebbero ma non riescono, ok? Così, la cosa, diciamo che la cosa più immediata è quello di chiedere aiuto agli angeli. Poi, cosa è successo? Essendo io così particolarmente sensibile, mi sono resa conto che lasciando andare questi cibi, anche la sofferenza dentro di me ha iniziato a sparire e mi chiedevo il perché. E gli angeli mi hanno spiegato che in quello che mangiavo c'era dolore e sofferenza, in quanto io assorbivo le memorie di dolore e di sofferenza del cibo che mangiavo, ossia della carne e del pesce. Dopo poco tempo ho iniziato anche a sensibilizzarmi, agli animali in sé, cioè al pensiero di uccidere un animale per mangiarlo, alla sofferenza di quell'animale. Che moriva per poter nutrire noi esseri umani. E quindi arrivavo a sentire, quando mi mandavano alcuni colleghi vegani i video dell'uccisione dell'animale, a me arrivava il dolore, la sofferenza dell'animale, ancora prima di aprire il video. Quindi la mia sensibilità è aumentata in una maniera esponenziale. Cosa significa questo? Non solo però nella sensibilità nei confronti degli animali, ma anche la mia sensibilità come recezione dei messaggi divini di Dio e degli angeli. Quindi è necessario, per diventare un canale pulito, lasciare andare questi cibi che portano dolore, pianto e sofferenza. Questo io lo dico con amore. È il mio percorso e la mia esperienza per farvi comprendere come non mangiare certi cibi che possiamo veramente evitare. Innanzitutto salviamo delle vite, contribuiamo a portare più luce e amore nel pianeta e in più è più semplice anche connettersi al proprio sé superiore, alla propria anima, agli angeli e a Dio. Ok? E la stessa cosa vale lasciando andare sì, le sigarette, le droghe. Molti di voi sono sicura che
fanno uso di sostanze perché avete bisogno di disconnettervi dal caos, perché volete uscire dalla vostra mente, perché credete che sia un modo più semplice per entrare nel cuore. Molti sciamani hanno la tendenza a prendere i cosiddetti allucinogeni per andare al di fuori di sé. Questa non è la via, perlomeno questo lo dicono gli angeli, non è questa la via per tu non devi uscire da te stesso, non devi uscire dal caos, in quel modo esistono altre vie per uscire dalla mente, ma è possibile rientrare nel cuore solo attraverso l'amore. Puoi tornare all'amore solo attraverso un cammino di luce e di amore, e quello non è amore, amore è amore, ok? Non puoi arrivare all'amore percorrendo la strada che non è d'amore. Uscire da te stesso non è la via del cuore, la via del cuore è ritornare ad essere amore. Più tu sei amore, più tu assomigli a un angelo in terra, più tu diventi quell'angelo in terra che sei veramente. E più sei un tutt'uno con l'amore, e più sei un tutt'uno con Dio, e più tu sei uno con gli angeli di Dio, ok? E gli angeli che operano in nome della luce, dell'amore puro incondizionato. Io spero veramente, è l'angelo che tu sei, ok? Che sei venuto qui per essere espressione, esempio di amore. Io spero di non essermi dilungata troppo, di essere stata esaustiva in questo video e di poter aiutare e di aver risposto al maggior numero di persone possibili che mi hanno chiesto informazioni. Se volete contattarmi per parlare con me per un colloquio, volete diventare soci di connessioni angeliche, questo è fondamentale per poter usufruire insomma dei servizi che io offro per partecipare quindi ai miei seminari e così via, voi potete contattarmi, il numero è qua sotto nel video. Ok, io vi saluto, vi abbraccio e buon cammino a tutti voi. Con amore, Rossella. Ciao a tutti.